Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, come sempre in compagnia del vostro formidabile Diablotex, per continuare su Persona 3 Reload in collaborazione con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi concesso di portare questo titolo con questa bellissima collaborazione sul mio canale YouTube. Ringrazio Alessandra di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Persona 3 Reload in versione PlayStation 5. Un ringraziamento anche a tutto il team e lo staff di Atlus, compreso un ringraziamento giustamente a tutti gli iscritti, ma anche i non iscritti che mi seguono sul mio canale YouTube. Quindi adesso ragazzi, piccola raccomandazione, attenzione agli spoiler. Quindi adesso possiamo vedere cosa vogliono qui, vediamo un po'. Posso aiutarti? Lascia stare. No vabbè ragazzi, abbiamo della posta, vediamo un attimino, cerchiamo un laboratorio urgentemente. Oggi al Cagallo è molto frequentato, ci serve tutto l'aiuto possibile. Posizione aperta agli studenti, nessuna esperienza richiesta. Chi lavorerà oggi riceverà un bonus oltre al solito pagamento, vi aspettiamo. Pare che stiano cercando gente per un part time, vado a vedere? Certo. Oramai siamo dei lavoratori part-time fissi, perché ricordate sempre ragazzi che il lavoro nobilita l'uomo, quindi dobbiamo andare a lavorare, anche se pur part-time è sempre qualcosa. Allora, vediamo un po', dovrei passare la serata qui, passiamo del tempo, non di certo a bere caffè, ma lavorando part-time, vediamo un po'. Oggi il locale è pieno, dovrò essere ancora più efficiente del solito. Ho offerto il mio aiuto a un altro membro dello staff, che è stato ripreso per aver sbagliato un'ordinazione. Mi sono fatto coraggio e ho provato a risolvere i problemi dei clienti infuriati. Oltre al solito stipendio, ho aggiunto un piccolo bonus, grazie per l'aiuto nell'ora di punta. Dopo aver gestito dei clienti problematici, sento di avere più fascino e coraggio. Un po' di fascino. Il fascino, ragazzi, aumenta. Aumentiamo il fascino e anche il coraggio. Attenzione. Attenzione. Si sta facendo tardi. Dovrei tornare al dormitorio. Sì, credo che sia l'orario giusto, ragazzi. Nel mentre siamo entrati a martedì. No, mercoledì 17 giugno. Wow. Sento la gente che parla. E hai sentito? Sembra che ci sia un posto libero al club di arte. Davvero? Qualcuno ha cambiato scuola? Ma sembra interessante. Mi ha stufato tornare subito a casa. Forse è ora di entrare in un club. Diamo un'occhiata dopo la scuola allora. Sembra che ci sia un posto libero al club di arte. Forse potrei saperne di più andando nell'aula del club. La prima campanella ha suonato. La prima campanella giustamente ha suonato. Bene, cominciamo. Palasaron Asinomas. Vabbè, tutti devono pure iniziare da qualche parte. Roma non fu costruita in un giorno. Lo stesso vale per la magia. È importante conoscerne la storia. Oggi vi insegnerò le origini della magia. Moltissimo tempo fa, all'alba della civiltà, l'uomo creò delle religioni primitive. In questa categoria rientrano animismo, totemismo e sciamanesimo. Il sciamanesimo, ok. Le avete studiate di storia, no? L'ultima, lo sciamanesimo, è importante per le origini della magia. Gli sciamani entravano in uno stato di ok e agivano da intermediari tra i mondi. Ma quando gli umani hanno nelle mani poteri di divinità e spiriti, allora possiamo parlare di magia. In seguito, questa magia di tradizione sciamanica venne adottata dalle streghe. Prendete la comune strega europea, per esempio. La gente oggi crede che le streghe traessero potere dai patti col diavolo. Ma quella è solo propaganda cristiana. Le antesignane, ok, delle streghe erano per lo più ancelle al servizio degli dei. Era
pregando queste divinità che ottenevano i loro poteri. Impararono a controllare la magia senza perdere coscienza durante gli stati di... vabbè, ci siamo capiti. Inizialmente fu così che risvegliarono il loro potenziale arcano. L'Europa in origine era piena di religioni che adoravano una miriade di divinità diverse. Il termine che le racchiude tutte è paganesimo. Una curiosità interessante è che le festività di Natale e Halloween hanno origini pagane. Molto interessante. Mi state ancora seguendo? Non andate in... Vabbè, questo è pazzo, questo professore. Comunque, ecco una domandina per vedere se eravate attenti. Se sbagliate, ne vedrete delle belle nell'aldilà. Vediamo chi scelgo. Diablotex, tocca a te. Ma guardate un po', ragazzi, avevo un piccolo presentimento. Quale pratica religiosa primitiva diede origine alla magia? Ecco. Okay. Molto bene. Nella tua prossima vita rinascerai di nuovo come umano. Quindi il paganesimo e il cristianesimo sono più interconnessi di quanto si possa pensare. Man mano che l'impero romano cresceva, la popolazione dei cristiani nell'impero faceva altrettanto. All'inizio ogni religione poté praticare il proprio culto senza problemi, ma... Ho risposto correttamente. In classe mi guardano tutti con rispetto. Certo, ragazzi. Il sapere... Ah no, aumenta il fascino. Brillante, ragazzi. Fascino a livello 3. Sono un tipo brillante, quindi tranquilli. Possiamo anche dire splendido, splendente. Comunque, per oggi le lezioni sono finite. Sembra che il club di arte stia cercando nuovi membri. Potrei scoprire di più andando nell'aula del club. Allora, fermi tutti. Che fai? Caro Christian, allora, vediamo un po'. Se hai tempo, ti vai ad andare a divertirci? Mi trovi nel corridoio. Mentre qui, come stai? Passa al negozio a salutare, ti va? Pare che la coppia di anziani voglia vedermi. Sento di poter rafforzare il nostro rapporto grazie alla persona? Ok. Non penso che il nostro legame si rafforzerà ancora, anche se... Ok. Quindi dovrei andare... Non adesso... Non me ne volete, ragazzi, ma... Si va qui. Sembra che Yuko voglia passare del tempo insieme. Sento di poter rafforzare il nostro rapporto grazie alla persona forza, Valchiria. Ok. Non penso che il nostro... Vabbè. Dovrei incontrarmi con lei? Ma sì. Meglio raggiungere Yuko. Beh, direi. Direi, però dobbiamo vedere una cosa, ragazzi. Fermi tutti un attimino perché... Sono un po' curioso, Non me ne volete. Ok. Mappa, allora, qui abbiamo... Ok. Vabbè. Oh, Diablotex. Conosci il locale notturno al centro commerciale? Paulownia? Vero? Non me ne sono mai interessata, visto che non ha una buona aria. Pare che lo frequenti della gente strana. C'è persino un tizio vestito da monaco che si diverte parecchio ogni notte. Non può essere un vero monaco, no? Ma possono bere alcol loro. Yuko mi ha dato una pista su un monaco che si diverte parecchio in un locale. Tra l'altro, stai andando a casa? Mi stavo chiedendo cosa fare, visto che oggi non c'è allenamento. Sembra che Yuko voglia tornare a casa insieme. Sento di poter rafforzare il nostro rapporto, ma non credo, vediamo. Non penso, vabbè, dovrei passare del tempo dopo la scuola. Certo. Grande, andiamo a divertirci da qualche parte. Speriamo che questa sia la volta buona. Hanno trasmesso il regime d'allenamento degli atleti è... Vabbè, qui dice sempre la solita cosa, ragazzi. Sento che il nostro rapporto si rafforzerà presto. Si sta facendo buio. Ho deciso di tornare al dormitorio. Va bene. Dopo scuola si fa sera. Dormitorio, giustamente. Oh, sei tornato. Credi che dovremmo andare nel Tartaro dopo? Manca ancora un po' alla prossima luna piena. Ma pure i nemici stanno diventando più forti.
Detto questo, vorrei allenarmi ancora di più con... che ne pensi? Bah, che ne pensi? Allora, apposta. Datemi tempo di parlare un attimino qui, ragazzi, Sembra che alcuni club abbiano iniziato a reclutare attivamente nuovi membri. Oh, ma tu fai già parte di un club, vero? Beh, unirsi a più club non è vietato. Sentiti libero di unirti a quelli che ti interessano. Incastrare lo studio, le attività dei club e le ombre non sarà facile, ma aiuterà certamente a temperare il carattere. Posso aiutarti? Lasciamo stare. No, aspettate. Parliamo. Ha detto, allora, Junpei-kun ha detto che giochi a un gioco online, è vero, Diablotex? Proprio così. Oh, quindi puoi giocare con gente da tutto il mondo. È fantastico, internet riesce a collegare persone di tutti i tipi. Forse dovrei provare anch'io. Ehi, credi che la sindrome apatica si possa curare? Sì, credo di sì. Forse sconfiggendo le ombre, gli spiriti che hanno mangiato torneranno dai proprietari. Oppure semplicemente vengono digeriti. Kirishu Senpai si occupava del supporto, ma ora combatterà insieme a noi. La maggior parte di noi sa fare solo l'una o l'altra cosa, ma non lei. Sa davvero fare tutto, eh? Non saprei. Ehi, sai cucinare? Devo mangiare abbastanza per recuperare ciò che brucio con l'allenamento. Quindi alla fine è un sacco di cibo. È più facile se cucino tutti insieme. Apprezzerei il tuo aiuto se hai tempo. Passare il tempo con i compagni al dormitorio. Di notte hai un po' di tempo da passare con i membri del gruppo. Così facendo potresti assistere a rivelazioni interessanti. A volte queste scoperte potrebbero tornare utili in combattimento. Non aver paura di passare del tempo con i tuoi compagni. Sembra che Sanada vuole che cucini con lui. Dovrei passare la serata con Sanada? Quindi posso contare su di te? Certo, ti aiuto. Grazie, mettiamoci all'opera allora. Una nuova funzione, ragazzi. Wow. Speriamo bene. Lavori proprio duramente. Sembra una gran rottura. Le proteine in polvere non bastano? Vai, lavori proprio duramente. そうでもない。物腐なんでまとめて済ませたいって話だ。だが、体作りのためならなんだってやるしかないな。よし、では、やるか。これで完成だ。しばらくの間持つだろう。やはり2人でやると早いな。 Passo dell'atleta forte. カラダ作りには食事が重要だが、料理はあまり得意じゃなくてな。よければまた手伝ってくれ。お前がいればもっと凝ったものも作れそうだ。次は豚足でも買ってくるか。 Collagen è molto ricco. Vedremo. Nel mentre siamo al 18 giugno, ragazzi. Eh sì, nel mentre. Ohayou gozaimasu. Kochira Elizabeth de gozaimasu. Ohanashi ga gozaimasu node Velvet room made okoshi kudasai. Anata ni torimashite 重要な件と存じます。では、お待ちしております。 Va bene, andiamo, ragazzi. Elizabeth vuole dirmi qualcosa. Che sarà mai di così importante? Dovrei andare nella stanza di velluto dopo scuola. Credo proprio che sia il caso.
Sento la gente che parla. Soyasa. Ieri il gruppo di Kirijo era al notiziario. Qualcosa sulla loro vera natura. Oh. Kirijo? Oh, la presidente del consiglio studentesco? Ho sentito che hanno le mani in pasta ovunque. Anche la scuola appartiene al gruppo, ok. Kirijo, no? Mi chiedo perché un'azienda così grande abbia deciso di costruire una scuola. La prima campanella ha suonato, quindi iniziano le lezioni? Ah no, dopo scuola, ok, ok. Per oggi le lezioni sono finite. Ora che ci penso, Elisabeth mi ha detto di avere qualcosa di importante da discutere con me. Dovrei andare alla stanza di velluto. E infatti, al rapporto, ragazzi. Ti chiedo scusa per averti convocato così. C'è una questione urgente che richiede tua attenzione. Sembra esserci una presenza umana nel Tartaro. Tre piani, 48 e 53. Sembra che si tratti di qualcuno senza il potenziale, che ha sentito le voci delle ombre. Se l'abbandonerai, si unirà ai perduti nel tuo mondo e rischierà la morte. Chiunque sia, devi trovarlo e portarlo in salvo. Rapporti sulle persone scomparse. A causa dell'influenza delle ombre, a volte i civili si smarriranno nel Tartaro, diventando persone scomparse. Le persone scomparse sono da qualche parte nel Tartaro e devono essere salvate entro un tempo limite. Ai ragazzi, le missioni a tempo non le ho mai digerite. Comunque, quando qualcuno sparisce vengono pubblicati tutti i dettagli sulla bacheca davanti alla stazione di polizia. Tieni gli occhi aperti. Vediamo, abbiamo anche della posta. Vediamo un po'. Noto che stai vivendo appieno la vita. Tra i legami che stai coltivando e il tuo miglioramento personale, non è tanto una ricompensa quanto un dono per te da parte mia. Ti prego di accettarlo. Frammento del crepuscolo per 3. Non riesco ancora a vedere i limiti del tuo potenziale. Sono impaziente di guardarti crescere ulteriormente. Come posso esserti d'aiuto? Non importa. Se ti serve altro, non esitare a chiedere. No, io adesso vorrei andare nella stazione di polizia, se permettete, che dovrebbe essere qui. Ah no, la bacheca è lì però, ragazzi. O no, usciamo un attimino. Mi dispiace ammettere, non c'è molto che noi adulti possiamo fare per voi quanto conta davvero. Dunque non ho molto, ma dovresti riuscire a trovare ciò che ti serve. No, no, ma non sono interessato a nulla. Perfetto. Devo solo dare un'occhiatina qui alla bacheca. È la bacheca con le informazioni sulle persone scomparse. Dovrò ricordarmene di questa cosa qui della bacheca, ragazzi, eh. Il 17 giugno non è tornata da scuola. Vista l'ultima volta alle 21 a Paulonia. Quindi? Dovrei andare a Paulonia, ragazzi. Vediamo. Vediamo. Centro commerciale, vediamo un po' dov'è. Qui è il caffè, qui. Farmacia. Sala giochi. Allora, fermi un attimino, vediamo un po' qui. Ho una certa fame. Ci fermiamo da qualche parte a mangiare un boccone? Oh, vorrei takoyaki di ok. E all'area commerciale di ok. Quindi dobbiamo prendere la monorotaia. La monorotaia, ok. Vediamo un po' questo. Gnam gnam gnam. Che c'è? Non guardarmi mentre mangio. Mi metti a disagio. Non posso assaporare il mio sandwich gourmet edizione limitata se resti qui. Sembra che abbia abbastanza fascino per avere la sua attenzione. Cosa vuoi? Cosa stai mangiando? Ah, ti incuriosisce? Ti definiresti gourmet anche tu? Possibile? Qualcuno così grezzo come te?
Non credo, dovrei dimostrarmelo. Se supererai il mio quiz gourmet ti crederò. Cosa posso chiedere? Non vorrei farlo troppo difficile. Fammici pensare un attimo. Gnam gnam. Wow, che sandwich. Ora inizia il quiz. La prima domanda è un omaggio. Qual è la bevanda più popolare della caffetteria laggiù? Il caffè feromone. Esatto, vabbè, questo lo sappiamo. Ecco la seconda domanda. Qual è il colore della camicia della mascotte di Azuki Arai, Azuki-chan? Blu. Rossa? Non sei male. Domanda 3. Qual è il cibo del menù segreto di... qui non lo so, ragazzi. Vediamo. Sono colpito. Sembra che un po' te ne intendi di cibo, ma non è nulla in confronto a me. Perché non mi porti qualcosa che non ho mai mangiato prima? Deve essere veramente uno strano boccone, se non lo conosco. Se ci riuscirai, ti considererò un gourmet come me. Mamma mia, ragazzi, però. Mentre qui, i tempi sono cambiati, ma le storie di fantasmi a scuola non cambiano mai. Io mi intrufolavo nella scuola di notte. Gli insegnanti mi facevano certe ramanzine. Sì, diciamo di sì. Allora, fermi tutti. Proviamo qui, ragazzi. Proviamo. Il negozio di libri usati. Sento di poter rafforzare il nostro rapporto. Non penso che il nostro legame si rafforzerà, va bene. Non importa, no? Vediamo un po' che posto abbiamo. Atletica e... vai, andiamo qui. Com'è? Batti un colpo se vuoi fare qualcosa. Mi trovi in classe. Sembra che Tomochika voglia uscire. Sento di poter rafforzare il nostro rapporto grazie alla persona mago. Sento che presto potrei avvicinarmi di più a To. Dovrei incontrarmi con lui? Certo. Meglio raggiungere Tomo... vai. Andiamo, ragazzi, andiamo. Dovrebbe essere qui, no? Sì. Perfetto, vediamo un po'. Diablotex, se hai tempo possiamo parlare? Ok. Dovrei passare del tempo. Passiamo del tempo, sì. D'accordo, allora oggi il ramen lo offro io. Ti va bene il ramen, vero? Sì, dai, mangiamo il ramen. E visto che offre lui, decide tutto lui, giustamente. Ehi, volevo dirtelo. Al ramen bar, ma... l'ultima volta che mangeremo ramen insieme? È impazzito. Emirito, dare da? まさか本気にするなんて思わなかった。子供だからきっと勘違いをしてたのね。進学率のためだったの。感謝してほしいくらい。あの子が言いふらしてたみたい。 他の子は少しの辛抱だ。すぐに迎えに行って試験をあげよう。嬉しい。エミリー。 だったんだな。出発。俺それすら知らなくて。ついていくとか舞い上がって。やめろよ、優しくすんなよ。
笑えばいいだろ。バカ。バカ。バカ。俺のバカ。わかりそうなもんなのに。俺なんかに本気じゃないって。エミリー、どうして、どうして。鼻出た。ありがとな。お前がいなかったら、俺。Allora, Tomochika sta cercando di affrontare la situazione. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. Sì, fortunatamente sì, ragazzi. Rango 9, attenzione, perché qui stiamo su alti livelli. Andiamo a casa. Ho deciso di tornare a casa con Tomabe. Ho deciso. Si è fatta sera qui, eh. Oh, sei tornato? Vediamo un po'. Vediamo, allora. Andiamo un attimino nel tetto, perché forse possiamo... Sembra si possa raccogliere. Eh sì. Pomodoro salutare, giustamente. Cosa dovrei piantare ora? Pianta? Cosa? Germoglio di pomodoro salutare? Ma sì, dai. Vai. 28 ho piantato germoglio di pomodoro salutare. Sembra si possa raccogliere dal 28 giugno in poi. Allora, ragazzi, qui sembrerebbe che abbiamo qualcosina da fare. Vediamo un po'. Andiamo un attimino qui. Diamo un'occhiata, eh. Posso aiutarti? Che stai facendo? Ti piace leggere libri, DiabloTexCoon? Vedi, c'è questa serie fantascientifica su un futuro prossimo che andava tanto qualche tempo fa. L'ho trovata in un negozio di libri usati e ho comprato l'intera serie, ma è rimasta sullo scaffale anche troppo. Ho iniziato a leggerla solo dopo l'arrivo nel dormitorio ed è davvero interessante. Leggere romanzi di fantascienza con Fuka potrebbe farmi ottenere più sapere. Se ti interessa, ti andrebbe di leggere il primo libro? Leggiamo insieme. Mi fa piacere, ok, andrò a prenderli dalla mia stanza. Leader は、こういうSF小説ってよく読んだりする?ちょっと怖いな、その答え。SF好きの人って、コアな人が多いから、そんな風に言う人に限って、たくさん読んでたりするんだよね。あ、ごめんなさい。読んでる最中に話しかけちゃって。せっかくの機会だし、読み終わったら感想を聞かせて。あ、もうこんな時間。リーダーは、え?すごい!もうそんなに読んじゃったの?あれ?私もこんなに?いつもより集中してたのかな? Grazie alle elaborate espressioni che ho letto, sento di avere maggiore sapere. Ottimo così, ragazzi. だと
もっと深く本の世界に浸れる気がして。私、時間があるときはここにいるから、声かけてくれたら嬉しいな。じゃあ今日はこれで。おやすみなさい。Fantastico ragazzi, fantastico. Otsukaresama desu. Splendida giornata, vero? Come ti senti oggi? Abbastanza bene. Magnifico. Scusami se sono così strana. Non ho mai avuto modo di parlare con qualcuno mentre vado a scuola, per cui mi sento nervosa. Ma mi sto abituando alla vita al dormitorio. Inoltre sono felice perché lì possiamo fare un sacco di cose. Vorrei tanto provare a prendermi cura delle piante sul tetto quando ho tempo. Puoi farlo. Puoi farlo. Per oggi le lezioni sono finite. Abbiamo della posta, vediamo un po'. Allora ragazzi, io direi... Vediamo un po'. Come va in questo splendido pomeriggio? Oggi il cagale è aperto per il protagonista del nostro menù, il caffè Feromone. Vi aiuterà a rubare il cuore di chi vi sta intorno? Garantito, vi aspettiamo. Allora ragazzi, faremo che chiuderemo qui un altro episodio per quanto riguarda Persona 3 Reload in versione PlayStation 5 ed ovviamente in collaborazione come sempre con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi dato la possibilità di portare questo titolo sul mio canale YouTube per questa bellissima collaborazione. Ringrazio Alessandra di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Persona 3 Reload in versione PlayStation 5. Ringrazio ovviamente tutto il team e lo staff di Atlus che ci portano veramente grandi titoli e un ringraziamento anche a tutti gli iscritti e non iscritti che comunque mi seguono qui sul mio canale YouTube. Vi ricordo come sempre una piccola gentilezza magari di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay e se vi farà piacere magari iscrivervi sul mio canale YouTube. Grazie di cuore a tutti e appuntamento al prossimo episodio. Ciao!